Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato a questa bellissima manifestazione. Non la conosco. Negli ultimi anni sono qui a presentare il caso di più del mio personale, il caso di Bidroom. Forse così è meglio. Ok, mi presento. Ho passato gran parte della mia carriera in ambito della tecnologia, circa 30 anni, sì, non sono più giovanissimo, e mi sono occupato di tante cose, di prodotti consumer, di prodotti enterprise specialmente. Ho fatto da consulente e imprenditore. Ho creato varie startup, ad iniziare dal 98, e ho avuto varie exit, una di queste negli Stati Uniti, e dove ho venduto la mia società ad un gruppo di consulenza di Chicago, e ho continuato a fare startup, ho continuato a creare aziende negli anni. Gli ultimi 7 anni li ho passati nella Silicon Valley ad affinare le mie capacità. Ho riscoperto praticamente che bisogna rifare tutto quanto da quella prospettiva, e quello che avevo imparato qui non si applicava moltissimo, e questo è bene. Quest'anno mi sono ritrasferito in Europa, è un po' controcorrente rispetto a quello che fanno tante persone, e per un buon motivo. Quindi voglio parlare di questo motivo oggi più di me stesso. Il contesto, mi sono unito quindi a Bidroom come CTO. E il contesto di Bidroom è quello degli OTA, delle Online Travel Agencies. Negli ultimi 20 anni si sono espanse moltissimo, fino a diventare un duopolio nel mercato. Quindi sostanzialmente Expedia e Booking.com coprono circa 3/4 di tutti i booking sul mercato. E cosa sono diventati? Quelli che noi chiamiamo dei Big Fat Panda. Cioè delle grandi aziende che non hanno sostanzialmente competitors, fondamentalmente. Possono soltanto stendersi nelle loro foreste di bambù e mangiare quanto più bambù possono, perché non hanno predatori. Questo stato, quindi questa indicazione, ovviamente crea delle opportunità per nuove società, in quanto il mercato è molto interessante. Quasi tutti i viaggiatori preferiscono fare un booking attraverso un OTA, perché c'è il confronto, perché c'è la scelta, perché ci sono prezzi migliori rispetto ai canali diretti con gli hotel. Ovviamente per gli hotel è una grossa opportunità di vendita, ma il costo, le commissioni sono altissime. Parliamo di cifre che arrivano al 30%. Quindi per ogni booking venduto, per ogni camera che voi andate a prendere per $100, 30 ne vanno in tasca all'OTA, e questo è un grosso problema, crea opportunità. Bidroom sta provando e sta riuscendo in questi ultimi 2 anni a rompere questo stato delle cose, creando un sistema più equo, basato sulla membership economy. È una società nata nel 2014, aveva un diverso business model fino a pochi anni fa. 2 anni fa ha cambiato il business model, quindi questa è anche un'ottima indicazione, per aggredire questo mercato in una maniera più equa sia per i viaggiatori che per gli hotel. E quindi creando quello che ci chiamiamo una online travel community. Quindi puntando più sugli utenti che appunto su vendere la singola commissione. Questo perché è stato creato poi anche da hoteliers che conoscono bene il mercato e sanno che cosa serve veramente ai sellers, ai venditori. Esattamente che cos'è? Come modello è un marketplace. È un marketplace che quindi non vendiamo nulla. Creiamo una piattaforma, sosteniamo una piattaforma affinché buyers and sellers possano incontrarsi e fare le loro transazioni. Quindi questo è il nostro obiettivo. Un marketplace particolare, perché non è basato sulla singola vendita, ma è subscription based, un po' come Netflix, diciamo. E quindi è un approccio un po' differente, e quindi non ha commissioni sulla singola vendita.
ogni marketplace ha un problema da risolvere, quello del network. I venditori non vogliono andare sulla piattaforma finché non ci sono abbastanza acquirenti, e acquirenti non vogliono andare sulla piattaforma finché non ci sono abbastanza prodotti, non ci sono abbastanza venditori. Questo è un problema che hanno tutti i marketplace. Noi lo abbiamo affrontato in vari modi. Prima di tutto offrendo vantaggi agli hotel, quindi effettivamente agli hotel non chiediamo una commissione, chiediamo di fare uno sconto, ma non per noi, di fare uno sconto ai viaggiatori. Quindi rispetto alla stanza di cui parlavamo prima, che costa 100, chiediamo di fare uno sconto del 5%, quindi al viaggiatore va una stanza che va a pagare la stanza 95, e quindi fondamentalmente quel vantaggio va al viaggiatore e non a noi. Per il viaggiatore appunto abbiamo questo vantaggio notevole: l'hotel risparmia sostanzialmente 20 dollari sui 100, e quindi ha un enorme vantaggio. Il subscription plan per i viaggiatori è estremamente ragionevole, parliamo di 29 euro all'anno, che quindi con un singolo booking sostanzialmente ci stanno già guadagnando. Ovviamente puntiamo a quelli che sono i viaggiatori regolari, non chi fa un viaggio ogni 5 anni, non è il nostro target. E quindi quello che facciamo sostanzialmente è sostenere queste due comunità dei nostri clienti, quello dei viaggiatori e degli hotelier. E come risolviamo il problema del network? Fondamentalmente, ovviamente, quando parliamo degli hotel c'è un approccio che è più B2B, mentre nel caso dei travelers l'approccio è più B2C. Per acquisire più viaggiatori noi ci siamo mossi attraverso delle partnership a livello globale. Noi siamo partner di Visa, quindi siamo interessati a partnership con grandi comunità che sono basate sempre sullo stesso modello di membership, che sostanzialmente vogliono offrire questi vantaggi ai loro membri. Questo ci permette di avere un gran numero di utenti velocemente sulla piattaforma, mentre per gli hotel sostanzialmente il gioco è più facile, perché basta contattarli, il modello funziona estremamente bene, estremamente vantaggioso per loro, e quindi è molto facile farne parte. Alcune indicazioni in generale su quello che è l'approccio a membership, della membership economy, che stravolge completamente il modo di sostanzialmente di vendere. Appunto, il nostro obiettivo non è quello di vendere, non è la singola transazione, ma sostanzialmente è quello di creare un valore nel tempo. Noi puntiamo sul valore per tutta la vita del cliente, ad incrementare appunto il lifetime customer value. L'approccio quindi è completamente differente anche per esempio nel pricing, dove non contiamo sulla single, non cerchiamo di vendere e di avere una conversione più alta possibile, ma sostanzialmente vogliamo creare valore nel tempo. E questo si riflette anche fondamentalmente nel pricing, che non è cost based ma è basato sul valore che l'utente percepisce. Il journey che l'utente fa è simile nei due casi fino a un certo punto, fino al momento della vendita. Nel momento della vendita, per la ownership based, fondamentalmente finisce lì, e quindi si cerca di sfruttare al massimo quel momento. In caso della membership based, e si cerca di creare invece un sistema di loyalty, per cui il cliente rimane all'interno della piattaforma e crea sostanzialmente valore nel tempo, e se lo coltiviamo bene fondamentalmente crea anche dei referrals, e quindi espande il network dei nostri membri. Per fare questo ci dobbiamo focalizzare su alcuni elementi importanti, che sono appunto eliminare qualsiasi friction nell'onboarding, che è il momento in cui sostanzialmente l'utente diventa membro della piattaforma, e quindi per noi è il momento più difficile. Lo farà, non lo farà? Una volta che è dentro siamo sicuri che rimane, perché i vantaggi che ottiene sono enormi. Quindi quello che andiamo a fare sostanzialmente è eliminare qualsiasi frizione, cercare di coinvolgerlo immediatamente. E
per ottenere un effetto di fedeltà nel tempo, quindi cercando di mantenere un rapporto, un dialogo, mantenere rendere il portale più personale possibile. E come vedete, la nostra landing page è estremamente diversa da quella che può essere quella di una dei nostri competitor. Non cerchiamo di vendere al massimo, non ci sono tante lucine, non cerchiamo di offrire offerte, di dare offerte vantaggiosissime in tutti i modi, cerchiamo di far entrare, semplicemente invitiamo l'utente a unirsi a noi e fondamentalmente rimanere con noi. Grazie.